Direi che questo è un tentativo che la Regione Puglia fa di far comprendere ai propri cittadini che è molto più utile e interessante bersi l'acqua che viene dal rubinetto perché è controllata in maniera quasi esagerata. Abbiamo 1,5 milioni di parametri che noi controlliamo ogni anno sulla nostra acqua. Abbiamo degli impianti di potabilizzazione che sono eccellenti, quindi l'acqua è veramente curata in ogni aspetto. E poi non dimentichiamo che il costo di quest'acqua è molto basso, quella del rubinetto costa più o meno 1,70 euro, 1,80 euro ogni 1.000 litri, quindi praticamente niente. Se dovessimo prendere 1.000 litri di acqua minerale la pagheremmo almeno 170 euro, quindi 1.000 volte praticamente il costo di quella che è la nostra acqua. Quindi l'acqua in brocca ha questo significato. Di riuscire a portare sempre più i nostri utenti verso l'uso dell'acqua direttamente dal rubinetto. Poi l'acquedotto pugliese è un elemento identitario della nostra regione. Abbiamo l'acquedotto più complesso d'Europa ed è l'acquedotto che ha risolto alcuni problemi di siccità che ci siamo portati per millenni e che soltanto negli inizi del Novecento hanno trovato una soluzione. Di questo siamo orgogliosi. Questa azienda è l'azienda che è punto di forza della regione a cui nessuno vuole rinunciare proprio perché è l'elemento che rappresenta la qualità dei pugliesi, cioè gente resistente, capace, che compete, che si impegna e che appena può solidarizza con tutto.